Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Sign, basta utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file, con la differenza che questa soluzione permette di selezionare un gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e di firmarli con un'unica operazione. Prima di iniziare, e solo in caso di firma digitale, collegare il lettore al PC ed inserire la smart card nel lettore. In alternativa, se in possesso di un token USB, collegarlo al PC. Poi, avviare il software Aruba Sign. In caso di firma remota, aprire direttamente il software. Caricare i documenti da firmare dal pulsante Seleziona documenti, oppure selezionarli e trascinarli all'interno della schermata. Una volta caricati i file dal menu a tendina indicato, selezionare la tipologia di firma desiderata. Se in possesso di marche temporali oltre alla firma, è possibile apporre ai file una marcatura temporale. Basterà inserire il flag in corrispondenza della voce marca temporale e selezionare il formato desiderato dal menu a tendina. Dalla colonna documenti da firmare sono visibili i documenti caricati. Dalla colonna documenti firmati digitare il nuovo nome da assegnare ai file nel campo apposito. Abilitare il checkbox indicato per salvare i file nella cartella di origine oppure cliccare sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare i documenti. Poi cliccare su Prosegui e firma. Completare la firma selezionando la voce Firma con dispositivo in caso di firma digitale oppure selezionare la voce Firma remota. In questo esempio mostreremo la procedura mediante firma remota. In caso di firma digitale consultare i tutorial dedicati. Per continuare, selezionare il nome utente del proprio account di firma remota e la relativa password. Cliccare sull'icona dell'occhio per visualizzarla in chiaro. Continuare dal pulsante Prosegui. Dal menu Certificato, selezionare il certificato per la firma remota in formato nome-cognome e nel campo successivo inserire un codice OTP generato dall'applicazione Aruba OTP Mobile. Cliccare sull'icona dell'occhio per visualizzare in chiaro il codice. Concludere l'operazione dal pulsante Firma. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma dei file. Aprire la cartella in cui i file sono stati salvati, oppure cliccare su Chiudi per concludere. I documenti firmati verranno salvati nella cartella indicata durante la procedura.